Il pagellone del Milan, ormai ho deciso, faccio il pagelloni, le pagelle saranno una rubrica di questo canale. Chi vuole le pagelle, a chi piacciono le pagelle, il pagellone è qui. Andiamo a fare il pagellone del Milan. Ieri ha vinto a Bologna 2-0. Io non ho fatto il post partita per due motivi. Primo, perché ormai la partita era finita, così, cioè c'era poco interesse. Secondo, perché c'è punto sul campionato che adesso andrà in onda fra poco e quindi già ne parlo lì, e dopo ho detto vabbè, faccio le pagelle e ne parliamo domani. Quindi iniziamo con le pagelle. Prima, ragazzi, questo è il canale YouTube calcio più bello d'Italia, d'Europa e del mondo. Iscrivetevi se non siete iscritti, mettete un bel like, lasciate un commento, la campanella, insomma, c'è un altro canale, andate a vederlo, metto la descrizione in link. Andiamo. Maignan, io dico 7 Maignan, perché questo portiere salva tante partite, ma anche a Bologna. Se non c'era Bologna il Maignan, attenzione che il Bologna la riapriva, e quindi 7, lui è sempre presente. Calabria 5,5, si vede proprio una questione di gamba, non gira ancora la gamba come dovrebbe girare, un po' abballicchiato a destra, si è abballicchiato un po' da parte del Milan, però il suo l'ha fatto, è fra 5,5 e 6, do 5,5 per una questione, ma l'ho detto anche nelle altre pagelle, l'ho detto mille volte, per una questione proprio fisica, al momento non è da sufficienza per una questione fisica. Tomori 5. No, Tomori è diverso. Tomori è già da un bel po' che fa degli svarioni, dei buchi, del rilancio sbagliato, lo fa troppo spesso. Un giocatore di Serie A a quei livelli queste cose non le fa, noi le giustifichiamo perché noi non siamo giocatori di Serie A, ma guardate che gli allenatori, è strano che ancora sia lui il titolare, gli allenatori queste cose le vedono e te ne faccio passare una, te ne faccio passare due e dopo terza, quarta, quinta, sesta incominciano a essere tante, allora vuol dire che è strutturale. Sarà un problema nei grandi scontri, perché col Bologna te lo puoi permettere, se incontri il Napoli, la Juventus, l'Inter oppure in Champions le cose cambiano. Ciao invece cresce di giorno in giorno, sempre più presente, a me è piaciuto tantissimo, 6,5, è un giocatore che ha un buon recupero, una buona posizione, anche lui ha ballicchiato, infatti non è da 7, qualche momento lì ha ballicchiato, però si è visto che quando in piena, diciamo, quando nel pieno momento in cui devi reggere, lui regge bene anche di fisico, è bello stazzoso, 6,5. Hernandez io do 6, ha fatto anche una buona partita, si è proposto, però il mezzo punto in meno anche per il cartellino, sono tante cose, anche lui secondo me non è al massimissimo della forma, però sufficienza piena perché è un giocatore da Milan, nel senso è importantissimo per questo Milan, è una delle anime del Milan, ha giocato anche bene. 6, non do 6,5 appunto per una questione disciplinare, però potrebbe starci anche il 6,5. Reinders 7, io so che questo giocatore piace ai tifosi del Milan, piace tantissimo, hanno ragione, ha piedi buoni, ha visione, ha dinamismo, verticalizzazione, lancio, ha tante cose, sta portando in dote questo giocatore tantissime cose, quindi ci sta, non riesco a dargli un voto minore di questo, mi è piaciuto, ruba gli occhi in certi momenti. Krunic, fatto legna, Krunic 6, ha fatto il suo e questo deve fare, non mi aspetto tanto di più o tanto di meno da Krunic, è uno che deve spezzare il gioco avversario e lo ha fatto, è uno che deve mettersi in linee di passaggio, in mezzo alle linee di passaggio di avversari e questo ha fatto. Giocatori così sono, per gli allenatori sono importantissimi, per ogni squadra sono importantissimi e ce l'hanno un po' tutte le squadre questi giocatori qua, che non fanno il grande colpo, il grande lancio, il grande tiro, ma ti fanno tutta la partita a fare le cose intelligenti. 6, pienissimo. Loftus-Cheek, ragazzi, io metto 6, ma è un 6 risicatello quello di Loftus-Cheek. A me non è piaciuto Loftus-Cheek. Se Reinders ti disturba gli occhi, dopo parlerò anche degli altri arrivati. Loftus-Cheek mi sembra un giocatore normale, assolutamente normale, non porta nulla sul piatto, cioè un ex Chelsea, e si è parlato tanto di questo giocatore, però non apparecchia cose belle, si fa il suo, meno di Krunic, perché Krunic è uno che ti corre invece molto di più, è molto più presente, è presente nell'azione strana, lui no. Do un 6 risicatello, ma risicatello tanto. Pulisic è quello sì che mi ha rubato gli occhi, io metto 7,5 a Pulisic.
Fate attenzione, andate a rivedere dopo il gol che ha fatto. Lui fa la triangolazione con Giroud, ma quando fa la triangolazione lui passa la palla a Giroud, Giroud gli ripassa la palla, lui se la mette bene, cioè sempre col destro, se la posiziona e dopo tira. Lui non tira subito, lui non passa la palla avanti, no, se la posiziona. Questo segno che hai proprio padronanza del gesto atletico, la padronanza del gesto atletico che vede quella piccola zolla di campo dove deve andare la palla per lui tirare e mette la palla là. Andate a vedere, è una finezza davvero da palati molto molto fini, 7,5. Questo è un giocatore secondo me sottovalutato da tutti, anche dalla critica. Si parla tanto di Chukwueze, si parla tanto di Reinders, ma invece forse è lui il giocatore quello forte forte che è stato preso. Credo molto in questo giocatore. Giroud 6,5, anche 7, però do 6,5 perché ha fatto il gol, si è mosso bene, ha triangolato. Guarda, io do 7, ha fatto tanto, ha fatto anche l'assist per Pulisic che è presente là davanti, dopo che faccio tutto il campionato, no, non importa, questi sono il pagellone, quindi parliamo di pagellone. Mi è piaciuto, è sempre presente questo giocatore, è un giocatore di categoria, un giocatore di qualità, quindi va, 7 ci sta. Leao 6. Ma ho svogliato, ha tentato di fare le solite cose. Attenzione, non so se avete notato una cosa: Leao si accentra moltissimo. Questo gli ha detto Pioli, non gliel'ho detto io e non l'ha preso neanche il giocatore. Lui è molto più centrale quest'anno, non è il Leao che abbiamo conosciuto. E questo potrebbe essere un peccato per il Milan. Questo potrebbe essere sbagliato, perché Leao che conosciamo, lui prende palla a sinistra, si salta l'avversario e non lo prendi più. Non l'ha fatto quel tipo di gioco. È un Leao che sta cambiando, a cui si sta chiedendo di cambiare. L'unico fiammato quando lui fa quello che sa fare, salta il giocatore e tira e prende il palo. Però tutto sommato 6, si è visto pochissimo, anzi fra tutto il Milan è quello che si è visto meno. Però quel palo, la posizione sbagliata, io metto un 6. Di quelli entrati, Kalulu, vabbè, io guardate, sia Kalulu che Chukwueze che Pobega che Okafor, nessuno mi ha fatto impazzire, però li metto. Kalulu metto 6, ha fatto il suo, un po' ballerino ma ha fatto il suo, e dopo i terzini devono fare un po' di più quest'anno, e lui è un po' più centrale, strano, da rivedere. Chukwueze 6, mi aspettavo qualche cosina, vabbè, comunque, partita ormai finale, si doveva tenere il punteggio, capisco tutto. Pobega 6, è inutile, questo è, Pobega può fare il gioco che fa Krunic, cioè questi tipi di giocatori qui, non mi aspetto di vedere chissà che. Okafor, anche qui metto 6, ma sono dei 6 pallidi, perché io mi aspettavo qualcosa la devi mettere, cioè la tua prima giornata, prendi palla, vabbè, non l'hanno fatta, però niente da dire, che vuoi dire, c'è poco da dire, questo è già il momento, era quello lì. Pioli, dopo dirò il Milan e dopo dirò il Bologna. Pioli io do voto 6,5. Io do voto 6,5 perché non è facile quando ti arrivano tanti giocatori nuovi metterli insieme, dargli nuovo, spiegargli i meccanismi, metterli insieme anche ai vecchi compagni. Però la squadra c'è, secondo me ancora là dietro fra centrocampo e difesa si balla tanto. Hai giocato col Bologna e va bene, ma se giochi col Napoli, se giochi con l'Inter, se giochi con la Juve, là se balli così te lo fanno il golletto, là te lo prendi, quello te lo mettono, perché quelli sono squadre di alto livello. Però tutto sommato giocava col Bologna, questo doveva fare 6,5, questa è la partita che ha fatto. Milan, in totale la partita al Milan io gli voglio dare 6,5. Potrebbe anche essere un 7 per il primo tempo, però c'è il secondo tempo è da 6, non di più. Il secondo tempo ha sofferto, ha boccheggiato, è anche una questione atletica sia per il Milan che per le altre squadre. Doveva portarsi via 3 punti, si è portati via 3 punti, dopo ha salutato e se n'è andata. È questo che doveva fare, è questo che ha fatto, ma l'ho già detto per tante squadre, e dopo per le pagelle cambieranno, perché dal terzo, quarta giornata, seconda giornata basta, dopo non si parla più di condizione atletica, dopo ho giocato bene e giocato male. Però tutto sommato il Milan 6,5, più della sufficienza sicuramente, quindi fra i 6,5 e 7 metto 6,5. Bologna metto 5,5 per la squadra che è e per quello che ha fatto tanto, ha preso 2 legni, tutto sommato il secondo tempo se l'è giocata, però una squadra che si vede che mancano troppi giocatori, cioè questi hanno dato via Schuten, non c'è più Medel, non c'è più Arnautovic, si tengono su Barro e Orsolini, che però non è che sono Messi e Ronaldo, bisogna dire la verità, tutti gli altri sono nomi che devono venire fuori, ma anche lì ci crediamo o non ci crediamo. Io do un 5,5, ma il Bologna per me è poco convincente, lo dico, l'ho detto anche quando ho fatto la classifica del campionato, e l'ho detto sul
punto sul campionato che potete vedere fra non molto, metto anche quel video. Queste sono il pagellone, se vi piace date un voto al pagellone, perché le visualizzazioni non sono tantissime, ma io so come funziona, le nuove rubriche sono sempre così, dopo quando tu ti appassioni che le vedi sempre, le vedi spesso, dopo le vai cercando, quindi c'è un po' da tenere un po', come dire, denti stretti, e dopo le visualizzazioni aumenteranno. Se vi piacciono però date un voto, mi dite no, dico sei sulla buona strada, ci piacciono il pagellone, ci piace, ci accompagnerà per tutta la stagione, anche quando c'è la Champions, l'Europa League, insomma, ci divertiamo con le pagellone, a me piace farle, quindi probabilmente le continuerò a fare. Detto questo è il canale YouTube calcio più bello d'Italia, d'Europa e del mondo, iscrivetevi se non siete già iscritti, mi raccomando, campanella, mi piace, c'è l'altro link, andate a vedere l'altro canale, alla prossima, ciao ragazzi, ciao ciao.